Nuovo video appena sconfitto il boss. Presente in quest'area. Ora si è aperto davanti a me questo passaggio. Spero ci sia un falò, non un nemico. Perché ho 25.000 anime e non vorrei perderle. Ponte di Parros. Ok, qua ci sono dei nemici, io non rischio. Allora, vado a salire di livello e poi ritorno qua. Anche se non ecco tantissima voglia di tornare indietro. Sono consapevole del fatto che sto veramente rischiando tanto inutilmente. No, torniamo indietro, torniamo indietro. Anche perché 25.000 anime non è che le si trovano così facilmente tutti i giorni. Vado a salire di livello. Eccomi di nuovo qua. Allora, prima di partire faccio un attimo il punto della situazione sul mio stato. Io sono al livello 96. Queste sono le caratteristiche che ho sviluppato. Fino a qua per me la strada è stata molto ma molto semplice, perché la Bastiglia perduta, tutte le parti che ho affrontato prima le ho sono state veramente difficili. Secondo me questo percorso è il migliore per iniziare a giocare, penso. O meglio, arrivare fino almeno al crocevia. Quella è la parte iniziale. Chiaramente con questa storia delle statue, io in questo Dark Souls non ho potuto testare i vari terreni, ma va un pochino più a fortuna. Vediamo com'è questo. Qua, secondo me, siamo a un livello molto più alto. Un livello molto più alto. Siamo già a un livello molto più alto rispetto al precedente. Infatti questo mi dà 1200. Sì. Falò più avanti, prova buco. Allora, prima che quello mi raggiunga, portiamoci a casa il falò. Che se quello esatto. Ok, tentiamo un'esplorazione iniziale di quest'area. Questo è un nano malefico. Ok, allora qua c'è un po' da esplorare, eh. C'è un po' da esplorare. Qua c'è un'altra area. Oh. Cacchio. Il problema è che c'è poca mobilità.
No, 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 no. Ok, allora prima di avanzare da questa parte, perché sennò si rischia veramente di andare in confusione, allora io tornerei indietro. Oh. Ma... Ah, ok, qua avevo ucciso questo, ok. E andrei a vedere cosa c'è qua sopra. Oh, che cacchio. Ok, qua il percorso inizia a diventare labirintico, è veramente labirintico. E tenere a mente anche tutti gli altri percorsi che mi sono lasciati indietro, inizia a diventare, come dire, un pochino impegnativo. Allora, io prima di proseguire in quest'area, vorrei chiudere gli altri percorsi, nel senso, ci sono diverse aree che ho lasciato indietro e vorrei portarle a termine. Dedicherei l'esplorazione di quest'area in un altro momento. Adesso ci sono altre aree, c'è il crocevia qua in rovina, questo dove ci sono altri due percorsi papabili. Alle rovine buie, che è uno dei percorsi del crocevia che ho intrapreso, c'è un'area dove c'è una specie di ragno gigantesco da far fuori. Punterei a quello, ma giusto non per questione di opportunità, ma semplicemente per un discorso di ordine, di percorsi miei personali. Io chiaramente prima sono andato di là, dove ho trovato il boss e sono andato avanti col discorsi. Di qua c'è il ragno. No, non è di qua. Ma è di qua. Usciamo da quest'area che mi sta... Eccolo qua. Niente, proviamo a affrontarlo. Allora, comunque io so già che una via di fuga è quella. Ma sta dormendo? Sta dormendo.
La statua blocca il mio cammino. Allora, questo dorme, quindi. Ma non è cattivo? È cattivo o no? Beh, direi che è cattivo e che è anche tosto. Il fuoco non gli piace. No. Ok, sto raccogliendo un po' di oggetti che potrebbero essere interessanti. Devo trovare il momento di andare a armatura più avanti. Però queste statue non mi fanno avanzare queste statue. Niente, almeno so che questo percorso termina qua per il momento e che questo percorso porta solamente alle miniere che ho esplorato a inizio video, dove ci sono i nani malefici. Allora, torniamo al falò. Se mi fa tornare, sì. E torniamo al porte di Farros, come cavolo si chiama, tenendo presente che al crocevia in rovina ci sono altri due percorsi papabili che ancora non ho intrapreso, mentre alle rovine buie ci sono un sacco di statue che possono darmi un sacco, ma un sacco, di oggetti interessanti. Inoltre, ci sono ancora vie da esplorare alla torre della fiamma di Heidi. E al pinnacolo alla Bastiglia Perduta c'è ancora un boss da affrontare. Quindi questi qua sono tutti percorsi che ancora io non ho esplorato. Tra l'altro, nel percorso che c'è tra la torre della fiamma di Heidi e il pontile desolate, se non ricordo male, c'era un'altra statua che mi bloccava il passaggio. Tengo a mente tutti i percorsi che ho affrontato. No, non era di qua che volevo andare. Quindi non sprechiamo energie. Prima io ero salito di qua ed ero salito sulle scale di sopra. Adesso voglio provare ad andare da questa parte. Gente, questi mostri ti danno 1200 anime. Con 1200 anime, al mio stato attuale, io ne faccio fuori 12 e salgo di livello. E non sono di una difficoltà assolutamente infattibile. È vero che questo percorso ad acqua, con l'acqua qua, limita molti movimenti, quindi
magari, insomma. Se avete poca stamina può risultare un po' impegnativo. Per me, per come ho sviluppato io il personaggio, non l'è assolutamente. Ah, questo è il regalo per mettere le due pietre? Va bene. Beh, cosa vuole ancora? Allora, di là c'è un percorso. Dietro quella porta c'è un altro. Questo non porta da nessuna parte se non che. Se non che prendere quell'oggetto. Oh, ho trovato la terza porta che dovrebbe aprire la porta gigantesca al centro. Eccola là in alto. Quel percorso là in alto dovrebbe essere quello che ho percorso, scusate il gioco di parole, precedentemente quando sono salito in cima, quindi da quella parte oltre il falò si torna indietro e poi si sale su per le scale. Prima vado a vedere a questo punto cosa c'è qua, dato che ormai ci sono. Vedo molte macchie di sangue. Una scala. Cos'è questo rumore? No, non volevo usare quella. Usare la pietra, sì, la userei anche la pietra. Ma ok, questo è il rumore. Ma poi mi basta per aprire le altre porte. Controlliamo nell'inventario.
Perché quella porta alla gigantesca ne ho già usate due, quindi difatti ne ho solamente una di pietra. Ha più senso utilizzare la terza per aprire la porta quella gigantesca. Oh cacchio. Qua ci sono altre porte. Questo punto è da tenere a mente. Qua è veramente pieno di porti, qua, cioè qua è pieno di... deve essere pieno di tesori quest'area. Aia. Quando si pecca di onnipotenza, Dark Souls, si sistema subito. Ok. Se non erro... qua sotto, questa qua è la sala grande, dovrebbe esserci la terza pietra per aprire il portone inferiore. E infatti sento un rumore. Devo andare là sotto a vedere cosa c'è. Qua però intanto c'è un altro falò. E qui c'è una porta di nebbia che potrebbe condurmi a... non si sa. Quindi... anche qua sotto ci sono pietre. Cioè ci sono le porte di Farros. Spero di pronunciarlo bene. Allora, la porta là in alto non ha aperto quello che mi aspettavo, nel senso che là sotto manca ancora un pezzo per aprire completamente la porta. Non dovrei averne più.
Ho aperto. È labirintico questo posto, è veramente labirintico. Lì chiaramente da dove sono arrivato. Niente, allora, là sotto c'è il falò. Ho esplorato tutta l'area sottostante, sono salito, sono entrato da quella porta. Ho esplorato tutta quest'area, là in alto c'è un altro quest'area, là in quella porta c'è un altro falò. Ho messo la pietra qua e ho aperto questa via. E di qua. Qua è il percorso più inutile di tutti i percorsi inutili. Ho utilizzato tutte le pietre di Pharos che avevo, quindi non ho molta alternativa. Quindi. Quindi questo video finisce qua. Ho già esplorato quest'area. Ci sono due vie ancora che posso esplorare. Una è proseguendo di qua. L'altra è salendo su delle scale una volta superato il primo falò. Falò che sta là sotto. E niente, adesso nel prossimo video proseguo da questa parte attraversando questa nebbia.